È stata a 20 anni a Porto San Giorgio, una serie di disegni. Allora facevo questi disegni per strada, degli stradini, delle mucche, degli asini, caricava la sabbia in spiaggia, dei ragazzi che rubavano l'uva. Facevo questi disegni estemporanei, facevamo questi disegni così di stampo neorealista. Io, insomma, la prima mostra l'ho fatta a 20 anni con i disegni che facevo così per strada. Sandro Trotti esplora il modo del sembiante, da dove vengono e dove vanno le cose, e il modo del tempo, come si scrivono le cose. Senza animale fantastico, senza socializzazione della relazione, senza rappresentazione dell'oggetto e dell'altro, nessun erotismo. E non c'è più mondo nella sua visione, dacché le opere di Sandro Trotti si spargono in ogni angolo del pianeta. Dai primi quadri e disegni il suo itinerario tende al ritratto, alla tipografia, al tipo della sembianza, alla qualità. Accezione specialissima di pornografia, scrittura artistica e culturale, scrittura pragmatica, scrittura della vendita. Dove si scrivono le cose? Nel tempo, come squarcio della parola. Sandro Trotti ci rilascia il ritratto dell'altro tempo della parola, ci affida il suo ritratto, ci indica come l'itinerario, con la scrittura, si rivolga alla cifra, qualità della parola. Niente protesta, né rivendicazione, né vendetta. Scrittura dell'incompatibile della differenza e della varietà. L'indicazione anche del nostro ritratto e forse della nostra cifra. Della cifra del nostro incontro con Sandro Trotti. Comunicazione pragmatica, senza contatto. Con Sandro Trotti la vita è un'altra cosa. L'altra cosa.